Siamo nel Duomo di Voghera, all'interno di questa mostra degli antifonari ritrovati, con in compagnia dell'ingegner Giorgio Rossi, che sta curando e ha curato l'allestimento di questa mostra. E dall'ingegnere vorremmo sapere il suo ruolo all'interno di questa situazione. Sono Giorgio Rossi, sono stato delegato dal consiglio di amministrazione del Duomo da cui faccio parte e sono stato delegato dal parco Monsignor Gianni Captini ad illustrarvi questa mostra che ha lo scopo di ringraziare coloro che hanno aiutato il Duomo in questi ultimi anni, sia famiglie privati e soprattutto poi degli enti pubblici come la Fondazione Cariplo di Milano, che si è fatta carico di tutti i lavori iniziati 2 o 3 anni fa, che porteranno al restauro completo delle volte, degli affreschi dell'anno circa 1906-1908. Allora, in effetti, questi antifonari, cioè codici liturgici che venivano posti nel coro e letti e cantati dai canonici, dagli arcipreti, erano noti, però sono, penso, 70-80 anni, sono noti, si conosceva l'esistenza, ma sono circa 70-80 anni che nessuno li aveva riportati, li aveva portati via dall'oblio. Allora sono codici già inventariati nel 1447, il notaio Mangiarini, e questo atto notarile oggi è presso l'archivio di Stato di Pavia. Allora erano 7, ne sono rimasti 6. In questa mostra, quindi, noi, mostra tutta dedicata alla carta, abbiamo esposto dei codici del 1400, abbiamo poi esposti degli antifonari del 1700, perché con l'avvento della stampa i codici manoscritti decadono, e quindi abbiamo qui un esempio di questi libri stampati 1700. Abbiamo posto anche sull'altare un, chiamiamolo, leggio, anche se la definizione corretta non sarebbe questa, ma mi sfugge il nome, il leggio per ricreare l'ambiente del 1400, quando l'antifonario veniva posto su questo mobile in modo tale che i canonici potessero leggere e cantare. Allora, poi abbiamo messo addirittura delle pergamene del 1200. In particolare ci soffermeremo su quella che forse è la più bella, la più raffinata, che sta a cuore, come le altre, ma forse di più delle altre, agli appassionati, che è la pergamena del Papa Gregorio IX, che da Perugia, mi sembra fosse fuggito da Roma, era rifugiato a Perugia, e scrive qui alla pieve confermando numero 8 canonici a disposizione della pieve di San Lorenzo. Allora possiamo, mentre invece le altre sei pergamene sono più di carattere amministrativo, permute di terreni, affitti di vigneti, sempre del 1200. Ringraziamo l'ingegner Rossi e adesso iniziamo la nostra visita.